Bentornati ad una nuova puntata di A Tu per Tu, il nostro contenitore prettamente politico. Questi sono appunto gli interlocutori che noi abbiamo scelto di sentire in questa trasmissione. Avete già visto che quest'oggi è con noi Gianfrancesco Gamurrini, vice sindaco, tante le deleghe. Ora io farei riepilogare a lui perché sono tante e poi qualcuna mi sfugga, ma insomma... A parte è assolutamente... Buonasera e benvenuto al nostro ospite, che direi che insomma, nel panorama politico aretino, ora non voglio sembrare di parte, ma insomma spicca. Un po' perché sicuramente appunto il braccio destro del sindaco, tante le deleghe da portare avanti, la manutenzione forse è quella che dà un po' più da fare. Il braccio destro del sindaco, ma obiettivamente vive di luce propria, dobbiamo riconoscerlo. No, come carica. Va bene, ma insomma sai, però cosa effettivamente... Ho capito un po' il tenore di questa discussione. Vediamo dove si va a parare. Io sono imparziale, ma è abbastanza oggettiva la cosa, no? Vero, poi ora parte... A parte tutto, no? Allora, un incarico, Gianfrancesco, che arriva appunto, insomma, dopo, ce lo dicevamo prima di iniziare la trasmissione, questa è la seconda esperienza politica, la prima forse era arrivata in un'età davvero molto verde, in cui forse, ecco, essere nominati, insomma, assessore, forse non lo so se ecco, l'ha vissuta nella stessa maniera, assolutamente no, immagino, parliamo dell'epoca di Lucherini, insomma. Beh, lì ho fatto un'esperienza politica importante, ma ero molto giovane. E poi sono stato l'assessore più giovane e più breve del Comune di Arezzo, perché poi le mie dimissioni arrivarono dopo neanche un anno che facevo l'assessore, però oggettivamente era un incarico per l'epoca un po' troppo importante rispetto all'esperienza e a quello che potevo dare come contributo alla città. Sicuramente l'impegno era tanto quanto oggi, ma la capacità di poter incidere ed agire era molto più limitata, anche in virtù del fatto che avevo 24 anni, 25. Insomma, un'età in cui appunto un impegno così forse arrivava un po' presto. Adesso però invece... Però lì si è fatto le ossa, no? Possiamo dirlo, assolutamente, no? Assolutamente. Anche l'ulcera. No, immagino, perché insomma, sicuramente fare il sindaco, insomma l'assessore, avere questo front office, no? Nei confronti dei cittadini in questo momento storico, poi con le deleghe che ha lui, che sono molto anche spesso operative, pratiche, quindi poco teoriche, no? Dal punto di vista... appunto decisionale, non sia semplice, perché poi magari si viene tirati per la giacca solo perché si taglia un albero, no? Piuttosto che per tutto il resto che invece magari, che è sicuramente buona anche quella l'azione, ma che di buono si fa e che insomma non so se viene spesso riconosciuto. Beh, diciamo che spesso le piccole azioni sono quelle che vengono prese come spunto per fare polemica, più che le grandi opere si prende a riferimento dei piccoli interventi che possono essere presi in positivo, sia in positivo che in negativo, intendiamoci, perché quando si parla di opere importanti, infrastrutture, interventi nelle frazioni, io posto su Facebook, il feedback mi viene anche da lì, no? Vedo che c'è una scarsa partecipazione. Quando invece mettiamo interventi sulle alberature, piuttosto che anche gli interventi che abbiamo fatto, che ho deciso di portare avanti sulle rotatorie, quindi interventi relativamente modesti dal punto di vista economico, però altamente visibili, allora lì sì che i cittadini si sentono più stuzzicati e trovano da dire, in positivo e in negativo, ripeto. Quindi sono molto più le piccole opere, i piccoli interventi che piacciono ai cittadini piuttosto che le grandi... L'appellativo dell'assessore con la motosega. Esatto, ha avuto il coraggio di dirglielo in televisione. Comunque, vabbè. Le fa piacere o le dà fastidio? Beh, dipende con quale accezione viene dato. Sicuramente gli interventi che abbiamo fatto sulle alberature pericolose sono stati tanti, però ribadisco, sono alberature pericolose. E su questo io ho lasciato semplicemente mano bianca agli uffici, carta bianca agli uffici. Abbiamo fatto interventi per lo più su pini. Il 90% delle alberature su cui siamo intervenuti, da via Padre Caprara, il pino di via Vittorio Veneto, i prossimi pini in via Francesco Redi, piuttosto che il platano, vabbè, quello lì era un caso un pochino più particolare, però sono stati interventi finalizzati alla messa in sicurezza di alcuni tratti di strada.
le piante creano meno problemi, certi tipi di alberature creano meno problemi all'interno di parchi, ma lungo le strade creano problemi, perché le radici sollevano il manto stradale, perché dopo un po' di anni magari ci possono essere le piante che si sbilanciano e quindi possono cadere, hanno le radici molto superficiali, quindi i tecnici hanno fatto il loro lavoro da tecnici, hanno fatto indagini, hanno fatto eseguire delle perizie, hanno ritenuto in alcuni casi opportuno e giusto intervenire con interventi radicali. Poi che questo non sempre sia visto di buon grado ci sta, ci sono tanti cittadini silenziosi che vedono, apprezzano e portano a casa senza fare tante polemiche, c'è qualcuno che invece non voglio dire per partito preso, diciamo che magari hanno delle sensibilità diverse o vedono il pericolo, non vedono il pericolo come viene visto da parte dei tecnici del comune e quindi sollevano qualche problema e qualche polemica, però diciamo che tolto un primo periodo, secondo me poi le polemiche rientrano rapidamente, anche perché facciamo interventi successivi di piantumazione, quindi rinterveniamo nel sito dove andiamo a togliere l'albero per metterci qualcos'altro di più sicuro. No, io ecco vorrei dire anche questo, quando ci fu tutta la vicenda, lo scontro per le piante dei giardini del Porcinai, io credo che lì non avete avuto coraggio per andare fino in fondo, quindi ritengo che le piante vadano non solo manutenute continuamente, quindi potate in maniera tale che non diventino pericolose, ma soprattutto quando hanno raggiunto un certo ciclo di vita e certe dimensioni vadano sostituite, perché effettivamente io penso che nessuno nel proprio giardino ci terrebbe molte di quelle piante che sono lì nel giardino del Porcinai, perché evidentemente hanno oramai perso la loro fisionomia, la loro estetica, ma forse anche sono veramente alla fine del loro ciclo di vita. E quindi credo che ci voleva più coraggio e non solo. Anche tutte le ultime vicende delle foreste in Veneto ci hanno dimostrato che le piante, cioè se vogliamo convivere in questo ambiente dove ci sono i boschi, ci sono, dobbiamo intervenire, perché l'uomo inevitabilmente deve intervenire nel territorio a salvaguardarlo, e si salvaguarda il territorio anche intervenendo pesantemente sulle piante, che non vuol dire che si distrugge, ma vuol dire che si, ripeto, si interviene a fine di garantire un ciclo che vede la convivenza dell'uomo, di tutto il resto della natura, e in un equilibrio da salvaguardare. Beh, sul tema ci sarebbe tanto da dire, io non sono un tecnico, ma nel corso di questi 3 anni un minimo di esperienza me la sono fatta. Gli alberi di via Mecenate, via Michelangelo, i lecci, era stato pensato di abbatterli per tutta una serie di motivi, sono oggettivamente a fine vita. Circa questo argomento è stato organizzato anche un convegno qualche tempo fa all'Aula Magna del Liceo Scientifico Francesco Redi, al quale hanno partecipato tecnici del settore che in maniera quasi unanime hanno sostenuto questo. Poi ci sono alcune voci fuori dal coro che sostengono altre cose, però di fatto ogni pianta è stata pensata dal Padre Eterno per stare in dei posti precisi. Sicuramente certi tipi di alberature nel centro città non ci stanno bene, e questo è un aspetto legato al lecce. Nel caso specifico queste sono piante che cominciano ad avere più di 70 anni e in ambito cittadino è dimostrato che al massimo arrivano a 80-90 anni e dopodiché le piante bene o male arrivano a fine vita. Se andiamo a vedere le piante sia in piazza Guido Monaco che in via Michelangelo, vediamo che i filari sono irregolari, perché nel tempo sono cadute, sono state ripiantate e sono piante che non cresceranno più perché trovano una chiusura e non vengono più non crescono in maniera armonica. Quindi l'idea di fare un intervento radicale che nei primi 10 anni magari poteva essere percepito come un cambiamento forte dal punto di vista visivo, ma dal punto di vista anche ambientale sicuramente avrebbe portato nel giro di qualche anno dei benefici molto maggiori rispetto a quelli che abbiamo oggi, era una scelta a mio avviso coerente, anche se coraggiosa, perché capisco che era un intervento piuttosto forte. E poi interviene la politica, intervengono tanti aspetti sui quali poi ognuno fa i propri ragionamenti, e quindi diciamo che per il momento... Fa paura perdere il consenso per... A me no, io non ho l'ambizione di dover... No,
Di dover prendere voti per forza, non so quello che farò fra un anno e mezzo, quindi assolutamente non è, nel mio caso non vado alla ricerca di voti, vado alla ricerca di iniziative e interventi che siano più possibilmente funzionali e vicine alle esigenze della mia città. Quindi tutto quello che viene fatto da parte mia viene fatto con la coscienza di poter dare un valore aggiunto ai miei concittadini. Poi qualcuno l'apprezzerà, qualcuno no. Io lavoro in buona fede. Allora, uno dei temi più forti, mi ricordo, in campagna elettorale era quello della sicurezza. Siccome siamo ormai appunto a un anno e mezzo dallo scadere della legislatura, secondo lei, insomma, questa città è cambiata, cioè è migliorata sotto il profilo della sicurezza oppure no? Ha visto che è uscita l'indagine del Sole 24 Ore che rispetto a quella d'Italia Oggi ci fa scendere di 14 posti. Siamo migliorati sulla sicurezza e sulla giustizia, ma siamo, pensa David, tra le città italiane dove si consuma più droga. Sì, questo è un tema... Da quella classifica si vede che per la sicurezza la città è migliorata, ha salito di diverse posizioni, mentre ha perso per tutta un'altra serie di indicatori, anche di carattere soprattutto economico, e perché effettivamente secondo me Arezzo soffre sotto un profilo economico tantissimo. E non gira liquidità, questo mi sembra. Non è questione, si sta perdendo secondo me tante occasioni di lavoro e soprattutto tanti giovani, tante famiglie, io vedo, tocco tutti i giorni, anche di emigrati che sono oramai cittadini italiani che oggi partono perché Arezzo non gli offre più nessuna possibilità. Quindi Arezzo credo che sta soffrendo. Insomma, la perdita della banca, cioè quante cose si è perso. Tante aziende importanti che hanno chiuso, la Cantarelli, insomma, tanti marchi che questo anno purtroppo porta via. Iniziamo dalla sicurezza. Beh, allora, il tema è un tema molto complesso. Il dato è un dato innanzitutto provinciale, quindi sì, è opportuno leggerlo in maniera adeguata. Noi abbiamo alcune zone più felici, alcune zone meno felici. Ci sono alcune zone dove ci sono cosche malavitose, e questo è ormai un dato consolidato. Per fortuna non nel comune di Arezzo, però nei comuni limitrofi ci sono anche fatti di questa natura. Nel comune di Arezzo è migliorato o è peggiorata? Sicuramente, complessivamente mi sentirei di dire che è migliorata perché ci sono molti più interventi da parte della polizia locale, delle forze dell'ordine in generale, ci sono molti più controlli, ci sono state svariate retate e quindi di fatto c'è un presidio del territorio molto più costante, più continuo. Se poi andiamo a analizzare i dati di spaccio e di droga, probabilmente non tanto è cambiato, ma questo qui secondo me è conseguente non tanto, cioè non cambia il fattore di sicurezza, ma cambia la percezione di essere un ambiente sicuro quando si è in presenza, se in presenza di uno, esatto. Insomma, non sei proprio, no? Però questo fa parte di un periodo storico, sociale, economico che in buona parte coinvolge tutta Italia, quindi non è un dato unicamente aretino, magari Arezzo si viene a spacciare di più perché è centrale rispetto ad altre. Essere corretti, sì, questo diceva l'indagine delle province più ricche, quindi insomma, questo era un po' il motivo per cui... Una considerazione, condivide l'idea che forse negli ultimi tempi ci siamo concentrati troppo, no, si sono concentrati troppo sugli stranieri, sullo straniero che spaccia e ci siamo dimenticati dell'italiano, che è un termine che non mi appartiene, ma questa è una distinzione, diciamo, che non appartiene, però la voglio fare, ci siamo preoccupati poco dei ragazzi italiani che consumano la droga? Beh, è una catena, no? No, ma è così, però diciamo è una catena, è chiaro che da che parte si interviene, dalla parte di chi fornisce la droga o da parte di chi la consuma? Sicuramente bisognerebbe intervenire da entrambi le parti in modo diverso, perché da un lato va in qualche modo soppresso la vendita di stupefacenti e qui possono intervenire le forze dell'ordine, dall'altro bisogna intervenire sui giovani, sui ragazzi, come io non lo so, la risposta non la so dare, diciamo sicuramente non sono solo i ragazzi a consumare la droga. Sì, però in effetti ci sono molti giovani, da quello si chiama dei fenomeni in cui la consumano i nonni, i figli e i nipoti. Ma i nonni non direi, cioè, i nonni non direi, diciamo direi che il scenario drammatico. Il famoso buco che era di moda negli anni 80, per fortuna per una trentina d'anni non l'abbiamo
rivisto, oggi è di nuovo di moda, è molto di moda fra i giovani che sicuramente non sono correttamente inseriti in un contesto sociale, non hanno lavoro, non hanno amicizie, non hanno uno sbocco economico, uno sbocco sociale, quindi si trovano invischiate in queste situazioni purtroppo. E quindi lì cosa manca? Manca sicuramente da un lato le istituzioni e quindi la possibilità di dare un'opportunità ai nostri giovani, dall'altro lato sicuramente le famiglie. Però è un tema molto complesso sul quale io ho un po' di difficoltà ad addentrarmi. Quello che stiamo cercando di fare come amministrazione, questo sì, è di creare nuove opportunità di lavoro. Gli interventi che sono stati fatti, che vengono portati avanti quotidianamente dal sindaco, ma anche e soprattutto, se vogliamo, dall'assessore Comanducci con la città del Natale, ma anche con altri interventi, sono funzionali a portare ricchezza in città. La ricchezza in città genera posti di lavoro, i posti di lavoro generano una catena, no? Generano spese e quindi si dovrebbe in qualche modo muovere un po' l'economia. I numeri per ora ci stanno dando ragione, poi vedremo nel futuro, speriamo che qualche imprenditore illuminato apra qualche azienda ad Arezzo, ci sono alcune notizie buone, vediamo se riusciremo a recuperare qualche posto di lavoro in più per i nostri giovani. Sono convinto che a fronte di un'offerta di lavoro importante anche l'uso delle droghe calerà di conseguenza. Allora, vogliamo sapere dopo la pubblicità chi è l'imprenditore, speriamo che ce lo dica, e poi volevamo capire il motivo di quella foto che, se lei se lo ricorderà, con ormai la senatrice Tiziana Nisini, che insomma scatenò all'epoca un putiferio. Passerà la Lega l'assessore Gianfrancesco? Non lo sappiamo. Ce lo dice dopo la pubblicità. Allora, eccoci tornati in studio, seconda parte di A Tu per Tu con vice sindaco assessore Gianfrancesco Gamurrini del Comune di Arezzo. Ce l'avamo lasciati con questo nome di questo imprenditore che forse potrebbe creare qualche posto di lavoro in più. Non si può fare questo nome, rovina un po' non è opportuno, le uova, diciamo, nel paniere, insomma. Però, incrociamo le dita e speriamo che, insomma, poi questo che ci ha solo anticipato accada. Ma nell'area Lebole che ci si fa? Noi abbiamo anche un'area qua vicino alla nostra sede, che è quella della ex 1R, ma lì è un'area privata, no? Quindi non so, anche come del resto anche l'area Lebole. Insomma, sono due, come dire, no? Due cartoline di Arezzo, quelle, veramente molto brutte. Sono aree industriali dismesse, sì, abbandonate. Con capannoni iniziati, non finiti, insomma. Ecco, questa brutta cartolina di Arezzo vorremmo che cambiasse. Sulla Lebole vi dico quello che so, relativamente poco. Pare che i lavori dovrebbero iniziare per primavera. Questo è, insomma, l'intendimento che ha la proprietà e speriamo che finalmente si inizi, anche perché questo qui effettivamente darebbe una bella smossa all'economia, sia per la realizzazione degli immobili, ma anche e soprattutto per i posti di lavoro che verranno offerti successivamente, quindi speriamo che vada avanti. Secondo me si sta muovendo qualcosa, io sono un positivo per natura e quindi vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, però i segnali che abbiamo, insomma, ci sono diverse realtà imprenditoriali che avrebbero voglia di investire ad Arezzo. Quindi sono abbastanza fiducioso che nel prossimo futuro vedremo qualche area che prenderà forma. Andare a intervenire sui capannoni vecchi, secondo me, poi non faccio l'imprenditore, però da quello che sento dire da soggetti che in qualche modo possono essere interessati a investire nel territorio, non è quasi mai conveniente, perché sono capannoni vecchi, sono capannoni non funzionali alle attività che dovrebbero esserci. Non si possono riconvertire per qualche altra attività, non lo so, anche istituzionale? Dipende, ora qua ci doveva venire la sede della provincia, poi la provincia l'hanno dismessa e quindi non c'è venuta più, però per dirne una, insomma, tanto per tutto si può fare, tutto si può fare. Qua era nata una serie di idee molto belle anche da parte del sindaco nell'area Valle Zabban, sì. 1R. Vedremo, insomma, lì bisogna trovare delle forze imprenditoriali molto, molto grandi. Le opportunità secondo me ci sono. Anche perché la Valle Zabban. Lo chiediamo dopo il suo
dei suoi progetti futuri. Sì. Però no, ecco, volevo fare questa considerazione. Allora, è evidente il successo che avete ottenuto con Arezzo Città del Natale, direi che finalmente un vero enorme afflusso turistico, no? Quindi speriamo sia vera la chiave di volta Arezzo come città turistica a tutto tondo. Però ecco, ci state lavorando a, ad esempio, l'utilizzo della ferrovia e la possibilità che proprio tramite il treno Arezzo collegamenti con l'aeroporto di Pisa in maniera tale, perché poi il turismo oggi, specialmente quello che viene dall'estero, ha bisogno di una logistica veloce e soprattutto precisa. E ecco, ci state lavorando affinché ad esempio la ferrovia, visto che tutto sommato, anche se non abbiamo la stazione dell'alta velocità, però Arezzo potrebbe migliorare anche proprio il servizio dell'alta velocità, come ad esempio avere anche Italo che si ferma a Arezzo. Ci state lavorando? State facendo qualcosa? Beh, un tema anche questo molto complesso, sul quale le logiche di una piccola città, un piccolo capoluogo di provincia come Arezzo difficilmente riescono a scardinare o convertire delle logiche aziendali fatte di numeri. Quindi è chiaro che aziende come le Ferrovie Italiane piuttosto che Italo decideranno se far arrivare più treni in funzione delle richieste che avranno, però Arezzo non smuoverà mai numeri importanti e però, tali. Per esempio, ora ci sarà il Frecciarossa che parte da Venezia e va proprio a Fiumicino. Non è immaginabile poterlo far fermare ad Arezzo, andate e ritorno? Cioè, ecco, ora, oltretutto direi che in questo momento la vostra maggioranza dovrebbe essere vicina a questo governo nazionale, e abbiamo l'assessore Nisini, quindi che ha un ruolo fondamentale. È immaginabile che si possa intervenire proprio, ripeto, se il Frecciarossa va a Fiumicino e fa una fermata ad Arezzo, è immaginabile che si possa utilizzare anche a fini turistici. Teoricamente sì, lo sa quante Arezzo ci sono tra Venezia e Fiumicino? Non tanto. No, glielo dico perché non Arezzo, è così. Teorica Arezzo, ma questo perché lo dico? Noi ci passa da San Zeno sto treno, quante città hanno un treno che passa da San Zeno? Sono d'accordo, però è anche vero che la politica negli anni ha fatto i disastri. Ha fatto i disastri perché è intervenuta in maniera inopportuna su logiche aziendali e fatte di numeri sulle quali non doveva intervenire. Le aziende devono fare i propri conti, le aziende non devono prendere ordini e imposizioni dalla politica, ma devono valutare cosa è più giusto. Quello succede ai fini anche di mercato. Ora, perché le ferrovie mi sembra che diventeranno l'azionista dell'Italia, quindi insomma tutto sommato mi sembra che la politica continua. Detto questo, è chiaro che lavori di in qualche modo sollecitazione o valutazione da parte di chi può manovrare questo tipo di interventi vengono fatti e verranno fatti. Il sindaco nel recente passato, ma neanche tanto passato, nell'ultimo anno, qualcosa ha smosso con le ferrovie, è riuscito a garantire qualche servizio migliorativo con l'alta velocità. Ci stiamo muovendo, ma non è un settore così semplice su cui intervenire. Andiamo velocemente sul discorso delle opere pubbliche. Abbiamo visto recentemente diversi post. Abbiamo introdotto la foto verde dell'estate. Facciamogli dire un attimo delle scuole, sulle quali è intervenuto, e mi pare di capire anche in maniera molto importante, no? Le scuole di competenza comunale, perché insomma lì ci vanno i nostri bambini. Quindi. Allora, il lavoro che abbiamo fatto nelle scuole in questi 3 anni è stato un lavoro molto importante, sia nella parte di manutenzione ordinaria, che è quella che se vogliamo si vede un po' di più, perché abbiamo lavorato sull'estetica, sì. Abbiamo lavorato sull'esterno, quindi sui giardini, sui giochi, vengono apprezzati da chi le frequenta, ma abbiamo messo in cantiere anche tanti interventi di natura strutturale, che sono quelli che costano di più e non si vedono, che però in qualche modo sono più urgenti e opportuni rispetto ad altri. Mediamente abbiamo investito intorno ai 2 milioni di euro all'anno per intervenire sulle tante strutture, perché sono oltre 40 le strutture scolastiche di proprietà del Comune di Arezzo all'interno del nostro territorio.
saranno tanti gli interventi. Entro quest'anno completiamo tutte le analisi sismiche, quindi gli incarichi per le analisi sismiche, avremo un quadro completo. Dopodiché comincerà il vero tema, perché andranno trovate tantissime risorse, e in questo caso spero che veramente intervenga il governo centrale, il Ministero delle Infrastrutture, il Ministero della Scuola, non so a quali dei due farà riferimento, perché i comuni non ce la possono fare. È una situazione diffusa in tutta Italia, anche in questo caso. Abbiamo scuole che sono nate negli anni 60, 70, sì, 80, le più recenti, che non rispondono alle normative in materia di antisismica attuali. Quindi sono tutte scuole, tutte, nessuna esclusa, che hanno necessità di interventi più o meno importanti, ma sono interventi molto onerosi. Io credo che in alcuni casi sia opportuno, più che intervenire su un istituto scolastico, su un immobile, pensare a una riorganizzazione complessiva, quindi andare meglio a dismettere due o tre immobili e costruirne uno nuovo, più funzionale, in una zona. Io me lo ricordo, ma io sono ancora convinto che le scelte debbano essere fatte in funzione, da un lato, delle risorse economiche che abbiamo, dall'altro del momento storico in cui viviamo. In alcuni casi è opportuno fare ragionamenti un po' più a lungo termine, e quindi non opere finalizzate al consenso del momento, che non portano a niente. Ma la questione mense c'entra qualcosa? No, nella questione mense c'entra indirettamente, perché è un'opera pubblica, esatto, e quindi chi la realizzerà dovrà passare dall'ufficio opere pubbliche per farsi vidimare l'intervento, ma l'intervento fisico. Perché due delle mense che dovrebbero essere dismesse sono state restaurate, ristrutturate recentemente, sono stati spesi 40-50 mila euro, quindi... Lo so, dovremmo fare lo stesso tipo di interventi su altre cucine. È uno schema, è un metodo che è stato utilizzato da molte realtà, anche circostanti. Firenze, voglio dire, ha la mensa unica ormai da diversi anni, è una realtà molto più grossa, molto più importante rispetto ad Arezzo, deve percorrere distanze molto importanti, non ci sono problemi come sono stati lamentati dal comitato. Questa è una delle giunte, devo dire, nel corso della quale sono nati più comitati, secondo me, storicamente parlando, in assoluto, nel senso vuol dire che si fa molto. Comunque prendono delle decisioni. Ma poi forse che c'è siano un altro motivo, perché non hanno un'opposizione, quindi i cittadini si organizzano spontaneamente. Ma io credo che quando si va, insomma, non ce l'avete l'opposizione, ora. Perché l'abbiamo vista solo nel caso dei Lecci, effettivamente. La dobbiamo dire tutta. Ma neanche. No, in quel caso era abbastanza organizzata, tutto il resto, insomma, dorme abbastanza. Beh, questo le valutazioni fatele voi, però sì, sono convinto. Detto, sono abbastanza convinto che quando intervengono comitati cittadini è perché si parla di temi che sono temi importanti. Affrontiamo tante questioni spinose che non sono state affrontate negli anni, e quindi è comprensibile che qualche persona si senta in dovere e in diritto di dire la sua quando è in dissenso rispetto alle decisioni che portiamo avanti. Veniamo a questa foto. Abbiamo visto che il consigliere Rossi si è accasato in Forza Italia, evidentemente in prospettiva futura, l'ha detto anche lui, quindi... Ecco, il nostro assessore intende accasarsi in qualche gruppo, partito politico, e anzi, noi si pensava che fosse già cosa fatta dalle foto dell'estate, che era la primavera, sì, quelle maglie verdi, esatto, che si vedeva, tutto quel verde, pensavamo, insomma, che... Non era il verde pubblico, no, che lui gestisce, ma era il verde della maglietta. Era per mimetizzarsi. Esatto. No? Quindi c'è qualche accasamento, qualche matrimonio in vista, qualche richiesta, oppure si rimane così? Nel civismo, perché da quello si proviene, sbaglio? Da quello si proviene, e in quell'ambito vorrei comunque continuare a rimanere. Non ho ambizioni di fare carriera politica, questo è quello che ho sempre detto. Sono a disposizione nel caso in cui qualcuno pensi che possa essere una risorsa per portare un valore aggiunto. Questo qui lo sono stato in campagna elettorale quando abbiamo costituito la lista civica, lo sono tutt'oggi. Insomma, noi in una precedente trasmissione abbiamo chiesto all'altro assessore Marcello Comanducci se c'era un tandem tra voi due in prospettiva, visto anche, insomma, siete da un punto di vista mediatico, ma io direi anche dei risultati oggettivi, i più
i più in vista, quelli che portano dei risultati concreti, no? Beh, io sono una cosa, quindi che qualsiasi scelta... Insomma, c'è da immaginarsi questo tandem per le prossime elezioni? Non so a quale tandem faccia esattamente riferimento, però so una cosa, che qualsiasi decisione che verrà presa da parte mia e dalla parte dell'assessore Comanducci saranno decisioni analoghe. Io e l'assessore Comanducci abbiamo iniziato un'avventura insieme, abbiamo iniziato questa sfida insieme perché prima di tutto siamo amici, ci stimiamo e stiamo lavorando gomito a gomito come si vede, e questa esperienza andrà avanti sempre e solo in accordo. Quindi questo sicuramente lo posso riferire. Poi quello che ci riserverà il futuro non lo so, di certo come l'assessore Comanducci, lui più di me, perché ha un'azienda con molti dipendenti, ha un albergo, ha delle attività che sta portando avanti e sono molto importanti, ma anche io nel mio piccolo, facendo il piccolo professionista di provincia, so che la mia attività personale sta soffrendo molto in questi anni, quindi devo capire anche cosa vorrò fare nel futuro, perché all'età della pensione bisogna arrivarci. La consapevolezza che comunque siete una risorsa per la vostra area politica per le prossime elezioni. Beh, io questo non lo so, io so che do il 200% per portare... Avrete, via, ora un po' d'orgoglio ci vuole, avrete... Io sono... vi immaginate di essere una risorsa o no? Io sono profondamente orgoglioso, visto che ho utilizzato... Non è che non voglio rispondere, però la politica è fluida, specialmente in questo periodo, specialmente a un anno e mezzo dalle elezioni. Abbiamo visto che in un anno e mezzo era nato un soggetto politico come Matteo Renzi, che da non essere nessuno ha fatto faville, è andato alle stelle, alle europee ha stravinto, dopo un anno era nessuno un'altra volta. Quindi un anno e mezzo in politica, e le elezioni ad Arezzo ci saranno fra un anno e mezzo, possono succedere tante cose, ci sono le europee in mezzo, c'è uno scenario che assolutamente non è individuabile ad oggi, quindi non posso assolutamente... Ma se la Lega facesse un'offertaccia, l'accetterebbe o no? Dipende, vediamo. Va bene, siamo arrivati a conclusione, no. Sei rimasto soddisfatto? No, gli vuoi fare l'ultima domanda? Ma sì, gli vorrei fare l'ultima domanda al nostro assessore, perché nei primi di novembre... quando si recava in Germania ha fatto un post su Facebook in cui ha espresso il suo apprezzamento, direi sotto un profilo di diritti civili per delle minoranze, si riferiva al mondo LGBT, mondo gay, e ha espresso delle belle parole verso questa realtà. E allora gli vorrei chiedere cosa ne pensa che invece l'attuale presidente della provincia ha deciso di dare il patrocinio ad una manifestazione apertamente anti-gay, direi proprio omofoba, recentemente. Penso che ognuno è responsabile delle proprie azioni, ognuno valuta questioni di questa natura come meglio crede. Io sono... Lei non gliel'avrebbe dato, quindi presumo il patrocinio. Non direi proprio, ora non so esattamente a cosa faccia riferimento, ma se si parla di un'associazione che è omofoba, direi proprio di no. I diritti sono i diritti degli esseri umani, non di chi appartiene ad una categoria, se così la vogliamo definire, o ad un'altra. Ieri abbiamo visto l'assessore Tanti, che è andata ad accompagnare a fare un'esperienza che io non avrei fatto, francamente, in carrozzella. Anche in quel caso è stata rappresentata l'esigenza e la volontà di una minoranza, che è esattamente uguale a tutti gli altri esseri del mondo. Quindi quando una persona che rispetta la legge si comporta nel rispetto delle regole, secondo me, non, di che si parla? Ecco. Però, insomma, credo che questo sia un tema sul quale ancora... Sì. Dal punto di vista della civiltà bisogna fare tanti passi. Bisogna fare tanti passi. Tanto, perché poi, secondo me, nella propria coscienza ognuno di noi è molto più... Allora, io credo che mai pensare che quello che è acquisito è sicuro, perché i diritti si possono perdere, basta guardare quello che è successo nel recente passato. E quindi credo che l'impegno civile sia sempre fondamentale, e soprattutto questo... per tutti, per i giovani, mai pensare che quello che oggi è un diritto lo possa essere anche domani, perché perdi i diritti è facilissimo. È un attimo. Ora, l'ultima considerazione, sì, che più che altro è una richiesta che io faccio,
Allora, Arezzo in questi giorni si è festeggiato i 50 anni della presenza della succursale, diciamo, dell'Università di Siena. E Arezzo non è mai riuscita a far decollare questo polo universitario in una vera e propria università. Ecco, allora io credo che questo non è che responsabilità né di questa giunta, direi responsabilità in tutti questi anni della politica, che non è stata in grado di capire l'importanza che poteva avere l'università ad Arezzo. E quindi quello che chiedo, tanto se condivide l'importanza che potrebbe avere, che ha l'università, che c'è, che comunque è una bellissima realtà, poi al Pionta, che è stato uno dei cavalli degli impegni presi dall'assessore proprio per... Ha portato la luce. No, ma poi per togliere il degrado da quell'ambiente. E io dico, ecco, ma questo glielo dico anche in prospettiva futura di incarichi magari più rilevanti per la nostra città, se non sia veramente il caso anche in questo momento di lavorare con questa, anche con la maggioranza nazionale, veramente per rendere questa che è una succursale, o aumentargli di importanza, quindi aumentare l'offerta didattica e formativa, e soprattutto quindi poter avere veramente l'università di Arezzo, che sarebbe secondo me in un momento così di grave crisi di questa città doveroso puntare su un'università, perché crea oltre che tanti posti di lavoro, ma la presenza di migliaia di matricole in città potrebbe essere quell'altro elemento che insieme alla presenza dei turisti fa crescere la nostra città. E quindi sia per migliorare la riqualificazione di quell'ambiente che è bellissimo, ma anche per la nostra città, non pensa che sia opportuno cominciare a puntare seriamente su o una crescita di quella dell'offerta formativa ad Arezzo oppure su una vera e propria università? Allora, anche in questo caso va contestualizzato. Fare un'università col marchio Arezzo per mettere una bandierina lascia il tempo che trova. Bisogna anche in questo caso capire che è cambiato un pochino il contesto in cui viviamo. Le università spesso sono parcheggi momentanei, purtroppo. Tirano fuori delle belle teste, poi sono delle belle teste che non hanno modo di riuscire a trovare uno sbocco lavorativo, perché è cambiato il modo anche di inserirsi nel mondo lavorativo. Quello che io auspico, sul quale anche il sindaco sta lavorando e sul quale io mi aspetto che il tessuto economico lavori, è che si cominci a lavorare sulla formazione successiva, sull'alta formazione. Ci sono aziende molto importanti nel nostro territorio, ne cito alcune a caso, ma giusto a titolo esemplificativo, Aruba, AEC Illuminazione, l'Acea, ci sono aziende che hanno necessità di impiegare persone capaci in alcuni ambiti e non trovano, da quello che dicono, delle persone formate nel territorio. Quindi anche c'è bisogno. Esatto. Ad Arezzo, ma proprio nel territorio. Quindi sono costrette in molti casi ad andare a pescare fuori dal nostro territorio perché qui non trovano le figure professionali che ricercano. Secondo il mio modestissimo punto di vista, l'investimento che dovrebbe fare la città e gli imprenditori della città è proprio questo: cercare di andare a dare l'opportunità di formarsi per entrare in determinati ambiti lavorativi. Quindi l'università è uno step. Poi successivamente, o anche preventivamente, dipende poi dalle figure che uno... O anche parallelamente, dipende dalle figure ricercate in questo momento, si può pensare di fare una scuola di alta formazione che ti consenta di avere delle conoscenze per poter entrare all'interno di queste, realtà. Non necessariamente l'università, spesso si tratta di corsi di formazione paralleli o successivi o addirittura antecedenti, perché non tutti hanno necessità sempre e solo di laureati. Noi abbiamo degli istituti superiori che danno una bellissima formazione, ITIS, il liceo scientifico, escono dei ragazzi che veramente hanno
una formazione di base molto importante e da lì si può anche fare lo step successivo, quindi va contestualizzato. L'università per avere l'università secondo me ha poco senso, comunque ricordo che Arezzo bene o male ha un distaccamento dell'Università di Siena con un migliaio di iscritti, quindi una discreta realtà. Molti gravitano nell'ambito di materie umanistiche, non so che tipo di sbocchi ci possono essere in quell'ambito, vedo Greta che storce un po' il naso. La formazione, la cultura è sempre... La cultura è sempre cultura, siamo d'accordo, però... Però si cercano i panettieri e non si trovano. Comunque, detto questo, ringraziamo l'assessore e vice sindaco Gianfrancesco Camurrini, sicuramente quello che nella storia di questa città, così chiudiamo con una battuta, ha tagliato più alberi in assoluto, vediamo se ha messo le radici per proseguire. Direi che anche quello che è capitato nel momento in cui prima la bomba d'acqua, poi il vento, sì, e quindi sì, hanno anche non giustificato ma fatto capire l'importanza della manutenzione anche del verde pubblico. Poi il terremoto, poi l'alluvione, qui siamo il paese ne ha avute di ogni, quindi grazie mille, noi ci vediamo la prossima settimana che grazie. Poi anche quella del Natale, quindi facciamo già fin d'ora gli auguri a tutti quelli che ci seguono. Grazie. Arrivederci.